un'epifania all'insegna della solidarietà. Lo Stadio dei Marmi di Roma ospita Uniti nel Sociale, una partita del cuore dedicata a Giorgia Righi, ragazza di 22 anni che da quando ne aveva 9 lotta contro una malattia neurodegenerativa. La ragazza è innamorata della vita, innamorata dello sport e proprio per questo la NICO, la Nazionale Italiana Calcio Olimpionici, le ha dedicato questo evento, una partita in cui sfiderà la formazione di calcio della Polizia di Stato, dedicando a lei e a tutte le persone che combattono contro le malattie questa giornata della Befana, che sarà una vera e propria festa con grandi protagonisti dello sport in campo, da Bruno Giordano a Giannini, ma anche del mondo dello spettacolo. A condurre infatti ci sarà Francesca Manzini. Insomma, tante sorprese per i bambini, una festa dove protagonista è la solidarietà e la beneficenza. Presidente, la NICO oggi finalmente debutta, è una bellissima giornata. Sì, ce l'abbiamo fatta a fare questo regalo alla nostra amica Giorgia, perché ci tenevo in modo particolare. Ci siamo riusciti, speriamo di averla accontentata. Lei ha avuto il desiderio di essere presente e di conoscere i nostri calciatori. E abbiamo preso l'occasione di questa prima partita di poterla accontentare. Senta, dalla sua voce vogliamo sentire come è nata la NICO e come è stato bello coinvolgere tutti questi grandi ex atleti, ex calciatori e non. Allora, la NICO è nata semplicemente casualmente in un incontro, sempre di una partita di beneficenza, ho incontrato l'amico Vincenzo Maenza, eccolo laggiù, Vincenzo Maenza, ho incontrato lui, che lui era il presidente della squadra. E purtroppo con la pandemia che è stato fermo 4 anni, aveva un po' tralasciato questa squadra, mi ha chiesto, che noi ci conosciamo da 40 anni, anche io sono campione italiano di lotta, poi lui è diventato olimpionico, io mi sono fermato agli italiani, e ci conosciamo da quando siamo bambini, per cui mi ha chiesto di prendere il timone di questa barca, l'ho preso volentieri. In pochi mesi ho rifatto tutto il direttivo, ho fatto l'atto costitutivo, lo statuto, ho messo in piedi questi giocatori che, chiamandone uno per uno come olimpionici, hanno accettato subito al mio progetto, hanno sposato la causa. In più ho inserito, come avete visto, qualche giocatore vero come Giordano, Giannini, Piscedda, Righetti. Insomma, poi parliamo di campioni olimpionici di tutte le discipline, dal canottaggio alla scherma. È stata una bella impresa, però sono contento che, ecco, oggi è la nostra prima uscita e sembra che, insomma, sta andando tutto bene, ci divertiamo. Avete vissuto anche momenti importanti in Campidoglio con il presidente Fontana. Ci vuoi ricordare, raccontare le emozioni di quei momenti? Sì, c'è stata la presentazione alla stampa della nazionale in Campidoglio. E poi ci ha voluto conoscere personalmente il presidente della Camera Fontana, che pure lui è un assiduo frequentatore di calcio, tifoso del Bologna in questo momento. Però siamo stati contenti, è stata una vera emozione e un bel parterre. Senta, il 2023 si apre con questo bellissimo evento, quali saranno i prossimi appuntamenti della NICO, i prossimi obiettivi anche dell'associazione? Sì, abbiamo altre 6 o 7 partite contro i magistrati, contro i piloti, contro varie squadre blasonate, cantanti, attori. Ora stiamo organizzando e purtroppo le date non possiamo confermarle, perché ogni volta che confermiamo una data purtroppo o ci abbiamo un problema con una squadra o ci abbiamo un problema con l'altra, ma sicuramente riusciremo ad andare avanti col calendario. Ma la NICO c'è ed è sempre pronta ad accogliere sempre nuove persone, nuovi campioni. Bravo, esattamente, tutti i campioni olimpionici che fortunatamente a volte ci cercano loro,
che sposano il progetto nostro di beneficenza, perché la nostra associazione nasce non un'associazione a scopo di lucro, è solo per far del bene e portare un po' di divertimento e per far conoscere lo sport. Noi facciamo anche molto, il nostro motto è uniti nel sociale e facciamo molta beneficenza. In ogni partita cerchiamo di organizzare nei comuni o nelle scuole convegni contro il bullismo, perché all'interno della squadra abbiamo Luca Massaccesi, che è il presidente dell'osservatorio contro il bullismo e del disagio giovanile. Quindi facciamo molto, molto attività sociale per far conoscere lo sport, per far conoscere ai ragazzi sin dalla tenera età che cosa serve crescere a stare anche in un campo di calcio o con tutte le discipline dei nostri campioni. Mister, avversario ostico questa Pol Soccer? No, vabbè, è una bella mattinata, anche se purtroppo la notizia di Gianluca Vialli ci tocca profondamente, però era una giornata così all'insegna della solidarietà e il pensiero chiaramente va a Gianluca, perché ha combattuto come un leone, però purtroppo quando hai queste situazioni più delle volte viene sconfitto, anche se lotti da grande guerriero qual è e qual è stato Gianluca. Molta commozione anche nel minuto di silenzio dedicato proprio a Gianluca, pochi giorni fa ci ha lasciato Sinisa. Sono giorni difficili, ma un evento come questo vuole ribadire che comunque lo sport può essere una medicina e un sostegno alle persone che lottano contro le malattie. Diciamo, abbiamo fatto la partita lo stesso perché penso che sarebbe stato quello che avrebbe chiesto Gianluca, cioè andare avanti, la vita va avanti con di tanto in tanto qualche inciampo. La partita all'insegna, ti ripeto, questa è una nazionale all'insegna della beneficenza e chiaramente che oggi però il pensiero va soprattutto a lui. Senta mister, oggi è anche una giornata di festa, passando un po', scherzando un po' sulla forma di questi giovanotti, come stanno in campo? No, bene, stanno divertendo. Chi ha visto più in forma? È la prima partita, no, ci sono dei ragazzi che mi hanno sorpreso, insomma, stanno giocando abbastanza bene, siamo stati sfortunati fino a questo momento prendendo un autogol, però insomma ci rifaremo nel secondo tempo. Senta, ultima battuta, Giannini sostituito per scelta tecnica, tattica? No, mai scelta tecnica Giannini, no, ha chiesto lui il cambio perché ha qualche problema fisico, però l'importante è lo spirito. Come Ubaldo Righetti, lo stesso Bisceta, anche con qualche acciacco entrano in campo perché è giusto che sia così. Non sto molto bene perché è da tanto che chiaramente non gioco, ma a parte questa cosa qua non sto bene per un momento particolare, un momento triste per me, perché non so se chiaramente sapete un po' della triste notizia di Gianluca Vialli e oltretutto io sto qua a 100 metri dall'impianto dell'Olimpico dove con lui proprio abbiamo intrapreso un'esperienza bellissima dei mondiali del 90, quindi stamattina è stata veramente tragica come situazione. Dispiace, abbiamo perso per questo motivo, quindi sono un po' così demoralizzato, un po' così triste per questa cosa, altrimenti no, la manifestazione che stiamo affrontando oggi è comunque sociale e siamo contenti quando ci ritroviamo per delle cause sociali. Gianluca, così come Sinisa, si è battuto molto in prima persona, anche per ribadire quanto questi eventi solidari, lo sport, possono aiutare chi è in difficoltà. Quindi questa giornata, giocare oggi, può essere comunque un messaggio forte, anche una giornata, come diceva lei, molto triste. Sì, l'abbiamo appunto affrontata comunque proprio per dare l'ulteriore così impronta a quello che
che è l'assistenza e l'amicizia, la positività che un gruppo può portare per il sociale, per delle cause sociali. Innanzitutto, com'è giocare? Come stai dopo questo primo tempo? Bene, quando si fa sport si sta sempre bene, va, c'ho il sorriso, quindi... Beh, lo sport è l'unico mezzo che aggrega e non divide, quindi lo vediamo in tutto il mondo, quello che accade con lo sport è grazie allo sport. Lo dice anche il Papa, quindi mi sembra che tutti vanno su quella direzione. Quello che facciamo noi è cercare di raccogliere fondi per darli in beneficenza. Sono tutti ex atleti, quindi persone che vengono dallo sport, ed è giusto così. Senti, sarà un anno importante anche per il rugby, tra un po' inizia il Sei Nazioni anche qui allo Stadio Olimpico, a pochi metri da noi, ci saranno bellissime partite, cosa ti aspetti dalla nazionale? Ma che continuino a giocare come hanno fatto nei test di novembre. C'è stato un momento molto importante, adesso questo treno ci siamo saliti, non dobbiamo più scendere, quindi cercare di giocare per vincere le partite e quindi non più fare la bella prestazione. Beh, io sono felicissimo intanto di far parte di questo gruppo per una giusta causa importante, quindi voglio per prima ringraziare Italo Lapenna, che è il presidente di questa squadra formata da tanti campioni. Poi essere qui oggi alla Befana o in un semplicissimo giorno della settimana cambia poco, perché quando si tratta di fare del bene vanno bene tutti i giorni. Sì, purtroppo oggi si sentono ancora tante cose simili e terribili, purtroppo. E grazie allo sport noi cerchiamo in questo gruppo di mandare dei messaggi importanti, e l'obiettivo nostro è proprio quello di cercare di attirare anche tanta gente, riempire gli stadi. Oggi forse una giornata un pochino così, fra tempo e il ponte della Befana, ma ci saranno tantissime altre occasioni, quindi per portare avanti questo progetto. Senti, la nazionale di pallavolo maschile è campione d'Europa e del mondo, quella femminile d'Europa. La pallavolo italiana sta in un momento d'oro? Momento d'oro, sì, sono gli ultimi 2 anni, sono stati ricchi di vittorie, comunque sono due grandi gruppi, soprattutto quello maschile, è un gruppo giovane che può fare tantissima strada. La femminile ha già vinto, ma questi ragazzi che sono tutti giovani e alle primissime 2 occasioni le hanno centrate, quindi hanno davanti un futuro pazzesco. Quanto è bello essere qui oggi? È molto bello, anche perché della nazionale olimpionici oggi è praticamente l'esordio, la prima partita, e quindi siamo molto emozionati in un giorno comunque di festa e un obiettivo assolutamente nobile, importante. Cercheremo di onorarlo al meglio anche in campo per quello che saranno le nostre possibilità, insomma. Senti, ma a parte gli ex campioni di calcio, tra voi ex olimpionici, chi se la cava meglio con il pallone tra i piedi? Ma adesso lo vedremo, non vogliamo svelare nulla. Noi siamo veramente un gruppo di amici, perché ci conosciamo tutti, con tanti di loro abbiamo condiviso emozioni olimpiche e non solo, ed è bello stare insieme, ritrovarsi, ripeto, per un fine assolutamente nobile. Però per noi è comunque un modo di stare insieme e di renderci utili. Ma vedi, noi ci impegniamo molto anche nei messaggi, no? Cioè, i valori dello sport che ci sono stati inculcati fin dalla tenera età, cerchiamo così di portarli, di spiegarli soprattutto ai giovanissimi, che sono quelli che ne hanno più bisogno. Noi incontriamo i ragazzi anche nelle scuole, nelle palestre, nei campi,
cerchiamo appunto di trasmettere quelli che sono poi le indicazioni che ti dà lo sport, soprattutto sport di combattimento come può essere il mio, ma non solo, insomma, comunque il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la cultura della sconfitta, il sapere anche accettare che comunque un avversario possa essere in quel momento superiore. Ecco, sono tutti valori che oggi forse sono un po' usciti dal mirino, no? E quindi bisogna riportarli in modo importante, soprattutto, ripeto, a chi sta crescendo in questo momento, perché sono i ragazzi giovanissimi che hanno bisogno di questo tipo di insegnamento. Massimo Piscet, da oggi l'esordio della Nico, ti aspettavamo in campo, cosa è successo? Niente, purtroppo la mia generazione soffre di anca e quindi ho un dolore forte all'anca che non mi permette purtroppo di scendere in campo. Come se la cavano questi ragazzi, bene, visti da bordo campo? Benissimo, tutti ragazzi ex atleti, a qualcuno ancora il fisico di atleta e quindi ci divertiamo. Divertimento ma anche un bel messaggio, oggi giornata dedicata a Giorgia, ma la Nico sappiamo che difende anche tanti altri valori, combatte il bullismo, il razzismo, quanto è importante lo sport in questo e quanto continua ad essere? Ma si deve combattere, si deve avere la sensibilità e combattere tutta la stupidità umana, che ce ne sono tante, quindi ne citate te, bullismo, ce ne sono tante, quindi... Finché siamo qui così a testimoniare che noi siamo sempre contro la stupidità, è una cosa positiva. Senti Massimo, due battute te le voglio rubare anche sulla Lazio. Ha ripreso il campionato, un po' deludente la prestazione della Lazio. Ti aspetti qualcosa dal mercato o serve altro per centrare l'obiettivo Champions? No, mi aspetto qualcosa in più dalla Lazio perché a Lecce è stata perlomeno... Dopo la prima mezz'ora è stata una Lazio troppo brutta per essere vera, quindi mi aspetto dei miglioramenti immediati già contro l'Empoli. Questa Lazio può fare a meno di Luis Alberto? Ma si possono fare a meno di tutti i giocatori, a parte uno che purtroppo è argentino, è morto anni fa. E quindi si può fare con una buona organizzazione, si può fare tutto, ecco, si può fare anche a meno di Luis Alberto. Sicuramente un momento di distrazione non guasta mai a nessuno, purtroppo il dolore non ha né misura, no? Non lo possiamo sicuramente quantificare, però possiamo dargli il giusto tempo, quello sicuramente. Il fatto è che sono un po' sconvolta perché ho appena saputo della scomparsa di Gianluca Vialli, quindi sono un attimo offuscata. Non posso far altro che dire davvero, davvero, e non è banale ma è così, godiamoci adesso, questo istante, il presente. Non andiamo a dar retta a supposizioni, a gente che può essere nociva per noi, ma veramente teniamoci stretti tutti gli affetti possibili. Lo sport in questo si muove sempre in primo piano, qual è secondo te la magia dello sport ma anche del mondo dello spettacolo per dare la forza, per dare un motivo in più a tutte queste persone? Ma guarda, semplicemente ripeto, noi siamo una distrazione, un istante, come una fotografia, un sorriso che li può distrarre, scusa il gioco di parole, dal loro stato d'animo, dal loro stato emotivo e ovviamente di salute. Ti fai salutare anche da Ilari? Certo, ciao, ne levate l'orologio al polso che vi levo. Ciao. È uno stadio storico, fa sempre emozione, poi è emozionante perché siamo coinvolti in una nobile causa per il sociale. E oggi c'è una grande partecipazione non solo di atleti olimpionici che non sono stati calciatori, che però oggi si cimenteranno per giocare a calcio, e questa è la bella partecipazione che ci unisce per un obiettivo, uno scopo importante. 2022 si è chiuso con triste perdite, il 2023 si apre altrettanto con una bruttissima notizia. Questi eventi possono rafforzare ancora di più in un momento triste il messaggio e la voglia che lo sport possono dare alle persone che soffrono?
Sì, nel 2003 a oggi ci siamo svegliati, fai riferimento a Gianluca, sì. Gianluca Vialli, che è un amico, è un amico di tutti. Io l'ho conosciuto quando eravamo molto molto giovani, abbiamo condiviso le varie rappresentative nazionali. È un dolore, forte. Queste possono essere giornate che oggi coincidenza ci trova a stare tutti insieme e a continuare a ricordare anche quei momenti, perché ci sono anche altri atleti che l'hanno conosciuto, quindi abbiamo avuto modo anche di scambiarci dei momenti che abbiamo vissuto con Gianluca. È una giornata molto molto triste, però dobbiamo onorarla per rispetto anche per chi è venuto, e condividiamo questa giornata col pensiero a Gianluca, dove ci sarà anche un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio, appunto per ricordare che atleta, che uomo, che è stato, che ha combattuto fino all'ultimo. Chiudendo con un argomento più leggero, ti volevo riportare un po' sul tuo campo, sulla Roma, su questa ripresa di campionato, una Roma che forse sta un po' soffrendo lì davanti. Ci aspettavamo magari numeri più alti con Dybala, con Ebram, con Belotti. Secondo te qual è il problema e ne uscirà in questa seconda parte di stagione? Se è un problema sono le aspettative di ognuno di noi, nel senso che con l'anno nuovo, dopo 50 giorni più di sosta del mondiale, di ritrovare una Roma diversa. La Roma secondo me non cambierà assolutamente, questa è la filosofia, questo è il modo di giocare, può piacere o non piacere, che porta anche a dei risultati con sofferenza, però è la filosofia di Mourinho, il modo di giocare che se lo porta dietro da 25 anni e più, che l'ha portato a vincere trofei e partite importanti, e quindi sarà così. Io non mi aspettavo nulla di diverso, mi aspettavo sì la gioia del risultato finale con la sofferenza, ma sarà questa la Roma. Una mattinata di sport qui allo Stadio dei Marmi. Sul campo a vincere è stata la Paul Soccer, che si è imposta 2-1 sulla Nico, la nazionale italiana olimpionici di calcio, ma a vincere sono tutti, in una giornata di festa, in una giornata dedicata a Giorgia Righi, ragazza di 22 anni, appassionata di sport, amante della vita, che però deve combattere da quando aveva 9 anni contro una malattia neurodegenerativa. Una giornata che è iniziata anche con la triste notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, ricordato con un commovente minuto di silenzio prima del calcio d'inizio. Tanti campioni presenti qui oggi, da Bruno Giordano a Giannini, che hanno ricordato Gianluca Vialli, anche Sinisa Mihajlovic. Il calcio piange grandi campioni, ma riparte da giornate di beneficenza come queste, che uniscono e rimarcano i valori da cui ripartire per vivere un 2023 all'insegna della felicità. Alla nostra Giorgia Righi, numero 10. Grazie mille. E viva Giorgia! Spero che vi siate divertiti, perché questa sarà solo l'inizio della nostra associazione. È stata la prima uscita e spero che sia andata tutto. Grazie a tutti.